Pace e bene a tutti. Siamo giunti alla solennità di tutti i santi che la Chiesa celebra nel giorno 1° novembre. Tutti i santi è il nome della Chiesa. Altri pensano di sostituirlo con altre strane feste pagane. La Chiesa ci apre come uno squarcio di vita nel cielo, i beati in cielo. Nel libro dell'Apocalisse che ascoltiamo nella liturgia, al capitolo 7, si dice che i beati in cielo cantano a Dio dicendo Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. E questo Amen dice tutto, dice così è per sempre, sempre con Dio. Perché i santi sono ormai sempre con Dio? Perché ce lo dice la seconda lettura presa da San Giovanni Apostolo, la prima lettera, quando dice a tutti noi cristiani quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. I figli di Dio devono stare con Dio che è Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E la Chiesa chiama tutti quelli che sono giunti definitivamente in Dio i beati, perché Gesù nel Vangelo, il Vangelo di Matteo, il capitolo 5, dice così, beati, beati, beati. Certo, quando noi a un nostro amico, fratello, sorella, diciamo beato te, beata te, forse intendiamo umanamente e secondo il mondo qualcos'altro. Beato, beato te perché sei ricco, beato te perché hai una bella moglie, un bravo marito, uno che ha fatto successo, beato te perché sei andato in ferie, in vacanza, te la sei goduta, chissà dove, alla vai, beato te. Ecco, un modo di dire secondo il mondo, ma queste beatitudini di Gesù sono diverse dalle beatitudini del mondo, che spesso non sono tali e poi finiscono presto. Sono quasi una nullità di beatitudine. Allora, quando noi siamo e saremo beati? Beato te, beato me, beato lei, beato lui, se sei, siamo come Gesù. In fondo queste 8 beatitudini riportate da San Matteo che ha pronunciato Gesù stesso ci dicono beato te se sarai stato umile come Gesù, povero come Gesù, puro come Gesù, mite come Gesù, misericordioso come Gesù, pacifico come Gesù, affamato di verità e di giustizia come Gesù, perseguitato e in croce come Gesù, beato, beato, beato te, perché con questa vita si raggiunge la vita eterna, sarai come Gesù, il Figlio di Dio, e allora per sempre sarai chiamato beato. Ecco che la Madonna, la Beatissima Vergine, ci dia e ci ottenga meglio questa grazia di essere presso di lei e presso il suo Figlio Gesù e nel cuore del Padre eternamente beati, cioè santi, insieme a tutti i santi. E su di noi scenda quindi già per tempo, già nel tempo, la benedizione dell'Altissimo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
e di Maria, la Beatissima Vergine, Madre. Amen. Alleluia.